Col Senti botto. sto asmr. Magari non sputare ovunque. Nuovi, nuovi followers. Ci abbiamo... questo è bellissimo. Abbiamo il Tarzan. Hai lavato tutto. Ho rinfrescato il setup così non si riscalda. Ma è bellissimo. No, no, ma... per chi se lo fosse perso, magari non si è visto sullo schermo. Io ho sputato acqua da tutte le parti. Scusateci, ora cominciamo a parlare anche di finanza. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, raga, il bello della diretta. Tanto Gabriele che saluta mentre c'è il delirio assoluto. Però saluta solamente te, sono una merda. Ha salutato solo te. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Potrebbe essere mio zio? Allora no. Ci sta che saluta. Eh no, perché ti spiego. Questa sera mia madre è andata... Mia madre e mio padre sono andati a cena con mio zio e mia zia. Dici che sono al tavolo che ascoltano la live. Ma sai che potrebbe essere che sono al tavolo che ascoltano la live? Ciao raga. E potrebbero aver appena visto uno tra i momenti più belli di 2140. Questa clip clamorosa, sì, sì. Ma sai perché? Perché ho pensato appena hai detto eccolo, così. Eccolo, eccolo. Yes, sono me. Tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Spero che anche mia zia bambini. Spero che il carpaccio di tonno. Una live di famiglia. Spero che quel secondo stia andando giù bene. O no? Saranno al secondo ormai, 21:40. Sono al sushi, per cui cioè, letteralmente qualsiasi cosa. No, perché appena hai detto il Tarzan, io ho pensato Tarzan, quindi mi sono visto, non so perché sì, Tarzan. No, ma penso che la cheat sia quella. Spero. Però è stato veramente forte, sai. Porca tra... Ricontrollo un attimo i livelli audio, tutto, però no, direi che tutto. Funziona tutto. Attivate intercristallo, esatto, no? Sì, no. Allora, fortunatamente la cam è a posto. Lo schermo, l'iPad, la scheda audio, il computer e tutto il resto. Porca no. Troia. Vabbè, finisco di ringraziare la gente. Non ci sono più nomi. Non è che non c'era in live. Non ci sono più nomi. Aspetta, intanto metto un attimo in evidenza questo commento qua, perché male, sì. Merita. Meno male merita. Non c'era ancora in live. No, in no, ospite, no, perché... no, perché abbiamo degli ospiti effettivamente seri questa sera, per cui come dicevo, abbiamo poi tra i followers abbiamo Max Bribes e poi ci abbiamo Carlo e ci abbiamo Mesiot. Eccolo, in chat. Mesiot, belì Mesiot, guarda, voglio portarti delle live su Parallel che non hai idea, oggi mi sono sparato 200.000 partite. E ci abbiamo lo zio Gabriele che manda i cazzo di... Ma quanto è studiato, ma mamma che mia. Cazzo, fortissimo. Fortissimo. E dicevo, Mesiot, Benny, sto spaccando di Parallel, ho finito tutte le quest degli Augencore, sono passato ai Qataridi, come cazzo si chiama, sono fortissimi. Gli abitanti del Qatar. Guarda qua, no, mamma dice, ha di nuovo rovesciato l'acqua. No, era tutta sul dispositivo elettronico. Poi abbiamo l'Abix 72 Hot, grande, che viene dalla puntata scorsa. Sì, sì. Viene. Poi abbiamo... E vabbè, Gabriele 6723, che giustamente zio. È sempre il buon zio. Che bella questa live in famiglia. Ciao, 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 ciao. Ah no, l'ho già messa. Allora, io direi di dare un po' un'occhiata a quello che sta succedendo all'interno del mercato. Avete visto, raga? Riusciamo a non sparare acqua ovunque. Poi vabbè, quella Speriamo. Roba lì l'asciughiamo, ma si asciuga. Poi col tempo, nessun problema. Allora, non perdiamo altro tempo e andiamoci a godere la chat magari... La chart. Buon Bitcoin. Voilà. La chat di Bitcoin. Oh. Cosa che dice? Vuoi pompare? Oh, vuoi pompare? La chat di Bitcoin. E Bitcoin tipo, dammi un attimo. Dai, dammi un buon motivo. Sto uscendo dal letto. Dirk, grande Dirl. Buonasera. Grande Dilf. Ha scritto Dirl. Il bro non sta molto. Vagliela a Dirl. Non so per quale motivo non riesco a vedere la chat qua dal telefono. Sì. Dal trapphone. Ah no, sì, aspetta. Oh, shit. È tutto buggato. Quanto è bello questo grafico. Che mi dice lei di questo grafico? Intanto vediamo un Mimmo Paz che ha flippato positivo. Minchia, molto lui, in ritardo. Di lui sì che mi fido. Sì, posso Internet Explorer degli indicatori. Sì, infatti, se volete un indicatore che vi fa ridere, sicuramente Mimmo Paz. Se volete un indicatore che funziona,
non è Mimmo Paz. Ragazzi, a metà, se avete Mimmo Paz, a metà Bull Run, quando BTC è già 100k, diventerà blu. Dirà tipo, raga, è il momento di comprare. No, no, ma secondo me se lo mettiamo tipo sul 4 ore, minchia, funziona di un bene che non è che... guarda lì, beh, che, sì, che switch sì, protonico. Dai, sì, però, vai a perdere una cifra di soldi una in tutti bella cifra movimento, di soldi. Questi movimenti qua. Bello, bello. Mimmo Paz, cioè sicuramente non ci si annoia mai. Rimetterei un attimo la visualizzazione a un giorno. Che è quella più interessante. Vedi, io faccio one day, però mi mette un minuto. Bro, fixate sto cazzo di errore su TradingView che c'è da una vita. La vista del trading. Yo, il panorama finanziario. Eccoci qua. Quindi, cosa è successo? A quanto pare sulla coda, sotto il sole di Riccione, sull'hype di questi prossimi ETF che probabilmente verranno approvati più prima che dopo, perché alla fine adesso mancano pochi mesi, se non sbaglio. Gennaio, forse. Bravo. E se no, non riesco a rimettere la chat, sta roba qua mi sta urtando di brutto. Un secondo, eh. Tanto l'unico commento è Mesiot che si corregge, dice DILF. Scusate. Tranquillo, Mesiot. Raga, non so che cazzo sta succedendo qua. Vabbè. Ah sì, nel dubbio noi facciamo tutto, raga. I say what I say, fanculo, no? Non so neanche a guardarlo. Vabbè, dicevo, molto probabilmente l'ETF, quello di BlackRock, deve ricevere l'approvazione entro l'1 gennaio, se non sbaglio. Mentre, quindi stiamo parlando di iShares, mentre l'altro di Fidelity entro tipo il 10. Per forza, cui... forza Cittadella. Eh? Che cazzo? Era un modo per dire dai. Ah, ok. Forza Cittadella. Eccolo qua. Perché volendo possiamo cominciare a parlare un po' di news. Mentre il famoso JP Morgan, incredibilmente reliable, lo stesso JP Morgan che ha detto nel 2021 BTC a 100k. Ma chi non l'ha detto nel 2021 BTC a 100k? Allora, eccolo qua, 21 shares, sorry, non Fidelity. 21 Savage. Quindi, appunto, l'approval, secondo JP Morgan, l'approval è likely che succeda entro il 10 gennaio, che non è male alla fine, contando che poi per di più, cioè, in realtà hanno detto tutto e niente, nel senso, tu sai che molto probabilmente l'ETF di BlackRock verrà attivato come una trap card di Yu-Gi-Oh! Verrà approvato entro il primo gennaio, per cui se mi dici no, sì, guarda, è molto probabile, attenzione raga, insight incredibili, raga, molto occhio, probabile che entro il 10 gennaio venga approvato, minchia, pensa, minchia. E il mercato pum, si impenna, si impenna, sta attento, e quindi appunto molto probabile final deadline, e quindi BlackRock. Il Bitcoin in questa settimana è molto cresciuto. È stato un po' ottimista. Molto, molto, effettivamente. Visto appunto questi possibili scenari molto positivi che arriveranno in futuro, giustamente questa cosa si è vista anche sul prezzo di Bitcoin, ma non solo sul prezzo di Bitcoin, più o meno. Perché Ethereum, nonostante faccia abbastanza schifo in questo ultimo periodo, effettivamente si è ripreso un po' di capitalizzazione. Sembra si è ripreso un po' di terreno, e meno male. Aver tippato di nuovo i piedini in quella zona famosa. Ti avvicino al computer così vedi i commenti, poi anche te. Ma certo. No, è interessante. Cui, interessante. Ethereum è sempre un po' indietro, anzi un bel po' indietro, perché comunque abbiamo visto che ha lateralizzato. Se pensavamo non fosse possibile lateralizzare ancora di più di BTC, Ethereum ha dimostrato no. I limiti sono fatti per essere superati. Io posso fare peggio e posso essere molto meno interessante. Molto più noioso. Assolutamente. Però effettivamente diciamo che ci ha dato la possibilità di fare qualche entrata carina. Alla fine appunto no cap, siamo rientrati di nuovo intorno ai 1620 circa, che anche in un'ottica futura, e soprattutto andiamo a vedere questo bellissimo grafico, in un'ottica di Ethereum che ha perso veramente un sacco di terreno rispetto a Bitcoin, stiamo guardando la chart appunto Ethereum su Bitcoin, sicuramente un'entrata a questi prezzi in vista di quello che dovrebbe succedere in futuro, dovrebbe, perché la palla di cristallo ce l'ha solamente il mio bro in testa e anch'io. Bravo, tra qualche mese. E volevo dirlo io, ma l'hai rubato. Non ti preoccupare, tanto ormai è una di quelle 5 battute che fanno i pelati. Sì, sempre. Ah, la palla e le cose. La palla è comodo. I capelli? No, dove sono? Quello i non penso. Però effettivamente, appunto, se dovessimo ritornare a livelli buoni di rapporto Ethereum BTC,
appunto, che vedremo su questa chart, sicuramente, appunto, entrare a questi prezzi con Bitcoin che fa la parte del leone, tutto il mercato alt molto tranquillo. Tutto il mercato alto è molto tranquillo e la conoscenza che comunque i capitali defluiscono da BTC verso Ethereum nel momento in cui si comincia a sentire quell'odore di alt season, onesto. Lo senti questo odore? Senti no, questo... perché ho un naso... santa. Ho un naso molto tappato. Mamma mia, oggi però, è malissimo. Però diciamo che per tutti i boys che in questo momento sono fortemente allocati su Bitcoin, diciamo che non stanno facendo una cazzata, in quanto no. Comunque andando a seguire, cioè, se vogliamo seguire con le nostre allocazioni, tutti i vari, sto sbabbiando di brutto, con le nostre allocazioni, sono arrivati intanto i ragazzi, gli ospiti di questa sera, adesso li tiriamo dentro tra poco. Comunque dicevo, se con le nostre allocazioni vogliamo seguire i vari cicli comunque di dominance, quindi seguendo un po' la dominance di Bitcoin che comanda e andare a seguire vari appunto cicli di Bitcoin season al season, blah blah blah, sicuramente i ragazzi che in questo momento sono allocati anche in maniera magari prevalente sul buon Bitcoin non stanno sicuramente sbagliando, anche perché diciamo che comunque Bitcoin è comunque un asset risk on. Siamo in questo momento in una fase dove la maggior parte degli utenti di questo mercato stanno cercando asset un pochino più risk off, spinti anche dal fatto che comunque i titoli di Stato statunitensi rendono cifre folli, e per cui diciamo che tra gli asset crypto risk on, Bitcoin è quello un pochino più tranquillo. Probabilmente continueranno così perché la Cina si sta sbarazzando di una quantità Vero. Record di titoli di Stato americani, chiaramente perché la sua perché valuta... Perché non gli piacciono. A parte quello che mi sembrava scontato ormai da tempo, però... La sua valuta primaria, quindi lo yen cinese, o meglio lo yuan... Lo yuan... A seconda di dove, in che zona della Cina sei nato, si pronuncia in un modo o in un altro, però sta perdendo molta molta forza per una serie di ragioni e quindi sta cercando di metterci le pezze. Il modo più veloce è vendere titoli di Stato alternativi per dollari, convertirli in yuan e rafforzare così il potere d'acquisto. Dai raga, siamo per cui, con voi. Se questo trend continuerà e a seconda anche della direzione che prenderà il BRICS, ci sono tante cose in ballo, a seconda anche della guerra in Medio Oriente, che dimensioni acquisirà, guerra in Ucraina, quanto continuerà, è probabile che questo periodo di mercato molto meno risk on per tantissimi investitori, anche istituzionali, continuerà per un po'. Ci sono un paio di catalyst che potrebbero cambiare la situazione, ma sicuramente dopo ne parleremo, dell'aspetto un attimo più macro, più geopolitico, più wannas ganas. E direi ai nostri cari ospiti, se sono pronti, di mollarci un pollicione in su, così in caso facciamo un bel count. Quanti pollicioni in su? Mamma mia! Non ho mai visto, perché giustamente sono in due, solitamente se è un ospite solo, al massimo due, infatti 17. In ogni caso, allora... Sai contare? Sono fortissimo, sono laureato. Matematica. Una roba seria. Allora, direi 3, 2, cioè nel senso li porto in live, sì, giusto per dargli un po' di anticipazione. 3, 2, 1 e ciao ragazzi! Buonasera! Ciao, ragazzi. Buonasera! Come state? Buonasera. Molto bene, molto bene. Pronti? Bene. Ci sentite bene? Vi sentiamo bene voi? Perfettamente. Perfetto, perfetto. Perfettissimo. Okay. Perfettissimo. Fantastico. Fantastico. Come dicevamo nell'introduzione, siamo entrambi molto raffreddati, perché ormai comunque la stagione non permette di stare in una situazione diversa, no, però cerchiamo di fare il possibile. Fantastico. Fantastico. Guarda, io sono un carico qua con i fazzoletti, in maniera super professionale, Irina Zina. Esatto. Mamma mia. Però cerchiamo di fare il possibile. Sì. Sì, sì, sì. Coraggio. Allora, direi... Questo è il nostro Vietnam, oserei dire. Sì, guarda, peggio. Paragone peggio. Azzardatissimo. ok, cominciamo adesso. Io direi, mio caro, visto che, come vedi, non siamo più in due, ma siamo in quattro. Siamo in quattro. Questa sera, di lasciare introdurre i nostri ospiti. Certo. Quindi, vi chiedo, ragazzi miei, che vi siete siglati appunto con CEM 2023, questa... sigla che sicuramente i nostri followers impareranno a conoscere nel corso di questa live. Vi chiedo di introdurvi un attimo, quindi raccontarci un attimo chi siete e cosa fate. Bene, allora io sono Cristian Orto e lei è Valeria Pagano e siamo due dei quattro fondatori dell'evento Crypto Expo Milan e la sigla CEM appunto 2023 per quest'anno. È la nostra seconda edizione dell'evento, abbiamo già avuto una prima edizione l'anno scorso a giugno e quest'anno invece il nostro evento sarà dal 24 al 25 novembre, insomma fra circa un mesetto, ed è un evento ovviamente, come si capisce già dal nome, dedicato al mondo Web3 e cripto. Rispetto all'anno scorso, quest'anno ci stiamo focalizzando molto di più sugli aspetti
del Web3, cioè di quello che ci aspetta sia nel presente ormai, ma anche nel futuro della tecnologia blockchain, e con tutto quello che può portare questa evoluzione tecnologica al Web3, dal Web2 al Web3, per quello che riguarda anche il quotidiano. E infatti il nostro evento si rivolge non solo a chi è amante o chi fa speculazione, o chi investe, chi fa trading, ma anche chi vuole credere in quel settore e perché no, anche pensare a una futura professione nel settore. E per questo che stiamo cercando di coinvolgere tanti aspetti anche tecnologici, tecnici. Abbiamo un insieme di interventi molto tecnici, di sviluppo. Ne parleremo dopo, spoileriamo subito. sì. No, però molto bello che vi concentriate anche proprio sul panorama del lavoro, perché appunto tutto l'aspetto del lavoro è una tematica che trattiamo spesso all'interno di 2140, perché sia io che lui personalmente lavoriamo per due aziende diverse che entrambe lavorano in ambito cripto, e è un passo che noi siamo riusciti a fare seguendo un po' la nostra passione, quella che è diventata la nostra passione nel corso degli anni, però che tanti, magari anche ragazzi comunque giovani, hanno quasi paura, un settore che hanno paura ad esplorare perché semplicemente non c'è la conoscenza, cioè nel senso lavorare in cripto sembra un po' quell'utopia, quella roba strana, oh mio Dio. Ma è una questione ciclica, alla fine io ho qualche anno in più di Valeria, è successo quando poi ad esempio ho iniziato a lavorare nel mondo web. Ed era una passione che io portavo dai miei studi, alle superiori. Io avevo fatto una tesi con un sito web, credo tra i primi siti web che vedevano i professori, ed era una passione. Dopo qualche anno ho scoperto che poteva essere una professione, infatti da lì ho lasciato la chimica, perché io sono un chimico industriale a livello di studio, ma poi mi sono dedicato a quello che per me non era una professione, ma era lo sviluppo, l'informatico. Sta succedendo la stessa cosa, cioè di una passione, di una cambio epocale di tecnologia che per tanti diventerà una professione, ed è giusto, è vero, da quello che è una passione a un certo punto dici ok, può essere una professione e sarà una di quelle che professioni più richieste, assolutamente, ma qualsiasi ambito, ovvio che un'evoluzione di chi fa programmazione è abbastanza scontata, sono quasi un aggiornamento delle competenze, delle skill e del mezzo che si utilizzerà. Invece c'è altre professioni, nuove professioni che stanno nascendo, sono ancora più interessanti, non so, basti pensare che l'anno scorso, tanto per fare sempre un collegamento al nostro evento dell'anno scorso, abbiamo avuto un grande evento, seguito anche da una community che si occupa di questo, che è quello di cercare di fare degli esempi delle professioni che possono nascere nel futuro, che potranno nascere con l'evoluzione del Web3. Da lì, non so, il designer, il 3D designer per quanto riguarda la creazione di NFT, piuttosto che di situazioni di questo genere. Sì, 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 ma infatti essendo un settore comunque nuovo non c'è sicuramente rischio di trovarsi senza cose da fare, nel senso di progetti cripto ne nascono di continuo, di necessità di forza lavoro ce n'è veramente, veramente tantissima, per cui appunto per anche tutti quei ragazzi che magari, che ne so, stanno finendo l'università o comunque si trovano a dover quasi muovere i primi passi nel settore del lavoro, e appunto un messaggio che vogliamo portare anche noi è proprio quello del se comunque siete interessati al settore, se comunque avete già un minimo di idee, ragazzi, provateci, se vi può interessare provateci, uscite perché di casa, toccate un po' d'erba, anche esplorate un attimo anche la cosa, anche perché siamo noi i primi a rinchiuderci in casa, diciamo, per esperienza, cioè come un malato di qualche tipo che ti mette in guardia, almeno devi portare i cani, per cui un po' di luce solare di giorno la vedi, no? A seconda degli orari. Comunque sì, no, assolutamente condivido a pieno quello che hai detto, e sfruttiamo questo proprio perché appunto c'è stata data questa infarinatura, no? Si è parlato di i principi del web, poi del traslare dalla chimica, che comunque è un settore chimica industriale molto diverso fino al web. E bello poi vedere che tutti alle superiori abbiamo fatto roba che non c'entra assolutamente nulla. È classico. Io ho fatto il nautico, lavoravo sulle navi. Cioè il bro aveva... Te hai fatto il classico? Io ho fatto classico linguistico, sì. Io ho anche fatto linguistico, quindi... Che lingue? Sempre. Inglese, francese e tedesco. Io invece ho sostituito il francese con lo spagnolo,
che in questo momento non mi sta servendo proprio a nulla, però lo mantengo perché vedo gli streamer in spagnolo, quindi... Ma quando arriva il tormentone dell'estate, esatto. Sei carichissimo. A qualcosa sta servendo, a niente di professionale. Spagna, tutti e due, quindi lo spagnolo alla fine l'abbiamo imparato per forza di cose. Giusto, modo migliore per impararlo. Tanto ci abbiamo Wedro nei commenti che ci chiede dove devo firmare per partecipare come speaker al CEM. Abbiamo i ragazzi qua del Crypto Expo. Guarda, se vuoi ti faccio firmare io un foglio che ti giuro non sarà tipo la firma di te che mi cedi tutti i tuoi beni, non sarà nulla di... No. Giuro su quello che vuoi. Poi figurati, cioè, Wedro è un nostro conterraneo, lui è di Genova, noi siamo di Savona, perché figurati se c'è rivalità tra Savona e Genova. No. Ridateci qualcosa. Come non so se... No, non c'è. No, zero. Assolutamente. Volevi per caso fare una domanda? Ah, sì. Dicevi? No, però possiamo rispondere che... noi la partecipazione all'application form è libera per tutti quelli che vogliono partecipare come speaker. Poi facciamo una selezione. Ed è una di quelle cose che secondo noi è molto importante. Ovvio che noi abbiamo ovviamente una selezione, però abbiamo anche accettato degli speaker, anche l'anno scorso, che non avevano mai fatto da speaker e poi abbiamo notato che comunque erano competenti e da lì hanno iniziato la loro carriera come speaker. Abbiamo lanciato qualche personaggio. Credetemi, Molto, secondo molto me... bene. Lascia ragione. E quest'anno è uguale. Ma questo perché reputiamo che non per forza devono essere gli stessi speaker innanzitutto. Era un po' il nostro scopo di quando abbiamo realizzato l'idea del CEM. Mm-hmm. E infatti anche quest'anno, proprio per la parte tecnica, ci sono degli sviluppatori che portano delle competenze anche se non sono speaker. Di conseguenza è una cosa molto interessante. Beh, sicuramente Wedro personaggio è un personaggio, per cui già quella è una buona partenza. No, Wedro ha una community che tratta di NFT, si chiama NFIT, e appunto tratta principalmente questo settore, però effettivamente sono molto forti, molto sul pezzo. Sono forti, penso che Wedro si abbia ore e ore di contenuto ormai sviluppato. No, ho voluto dare un po' di context, perché no, cioè, magari sembra tipo il primo che arriva in chat, oh raga! No. Tipo, sì, no. E te chi sei, Roberto? Ah, e cosa fai nel settore? Tipo, vedi video? Sì. Okay. Tipo, sono liberi di partecipare, poi non è detto che prendiamo tutti, questo è chiaro. Dai, Wedro, applicati allora. Come detto, l'application è libera, l'application. Volevi per caso fare una domanda? Sì, dai, proseguiamo con un'altra domanda, perché appunto siamo partiti anche con questo sguardo un po' di versatilità, di cosa da cui nasce, cosa che non necessariamente siano tutte collegate, cioè sono proprio cose personali, che sono dinamiche che solo, per esempio, che ne so, solo te puoi sapere come sei finito qui, solo io, solo loro, per cui volevo sapere un po', cercare di collegare un po' i punti a come sei arrivati a questo evento, cioè da dove parte proprio il proverbiale germoglio di... Ok, c'è questa idea di mettere assieme qualcosa e poi arrivare qui, che comunque non è un periodo, diciamo, di convenienza. Non è che avete organizzato questo evento perché c'è il bull market, no? Quindi, per sapere un po' come... Sono due parole che vanno a piano. Esatto. Come è nata? Vai. Sempre io. Vabbè, l'idea è nata... Chi vuole? Allora, è nata in maniera molto semplice e naturale, tra quattro amici. Noi abbiamo sempre partecipato a vari eventi, anche non del settore, non necessariamente. Noi ci teniamo a precisare che non siamo organizzatori di eventi nella vita, appunto, facciamo altro, e lavoriamo prettamente nel digitale. Poi abbiamo una passione in realtà comune, che è appunto il mondo blockchain, Web3, eccetera. E quindi abbiamo deciso, ma perché no? Abbiamo visto un gap, abbiamo visto che mancava appunto questa parte un po' più educativa, un po' più di analisi magari per quanto riguarda il mercato da un altro punto di vista, non prettamente speculativo. Volevamo fare una cosa un po' diversa, ecco. E quindi, guarda, banalmente a tavola davanti a uno spritz, verso novembre mi sembra, alle Canarie, eravamo tutti insieme. E abbiamo deciso, abbiamo deciso di mettere su il Crypto Expo Milan. E quindi da lì poi è iniziato tutto. Un po' folli, perché nel giro di quattro mesi abbiamo tirato fuori tutto. Sì. Però è stata una bella mossa, insomma, secondo noi assolutamente riuscito. E poi com'è tirare su un progetto del genere, che non è una cosa da poco alla fine, perché comunque abbiamo visto un po' di foto, video della scorsa edizione. Comunque è un evento fatto come si deve. Per cui... com'è proprio per qualcuno che magari, appunto, come dicevate, non l'ha mai fatto nella vita, tirare su un evento del genere, che non è la festa di paese? No, decisamente, magari. sagra della salciccia. Adesso poi ci raccontate quante ore arretrate di sonno avete all'anno scorso. Dobbiamo ancora recuperarle. Sì, una esatto. Giusto. Ma diciamo che veramente è stata una delle esperienze lavorative più dure.
di quelle che ho avuto, ecco, ti posso raccontare, perché comunque ti scontri con tante situazioni che non ti immagini. Innanzitutto era anche un po' la prerogativa che ci ha mosso per creare un evento, che era quello che, come ha detto Valeria, noi siamo dei imprenditori digitali, che abbiamo delle aziende, che abbiamo delle attività, da chi sviluppo, le social media, i nostri altri soci hanno dei network, vi dicendo, partecipavamo a questi eventi e notavamo che comunque c'era veramente una differenza tra questi eventi che abbiamo sempre frequentato, che sono eventi di affiliazione marketing, sviluppo, cose del genere, e notavamo che quello che portavamo da lì era diverso. Partecipavamo agli eventi cripto, ma c'era differenza. Una delle grosse differenze era quello di avere un network, cioè fare networking. Cioè, basti pensare, tanto per farvi capire, io e Florin, che è uno dei nostri altri fondatori, ci siamo conosciuti ad un party di un evento. Cioè, gli eventi che noi frequentavamo erano quelli che di giorno si lavorava, ma di sera poi, davanti a, non so, una birra piuttosto che in locale, eccetera, continuavi a fare network. E questo mancava. In Italia vedevamo che c'era una differenza. È lì che è partita proprio la questione di portare avanti questa situazione qua. Però non ci aspettavamo grosse difficoltà nell'organizzarlo, non solo legate a, ad esempio, scegliere una città come Milano, che dice, vabbè, ma a Milano ci sono tantissime location, bellissimo, però ci sono tantissimi eventi, molti, troppi, e ti trovi da affrontare queste problematiche. Ma anche poi ci siamo scontrati a problematiche, chiamiamole politiche, politiche dove, esatto, dove, non so, uno speaker viene, ma se non c'è quell'altro, o uno speaker viene... per l'elenco di tutti. Quindi ci sono i dissing, vabbè, tra quello nello spazio cripto, cioè è comune, giusto, purtroppo lo spazio cripto in Italia sì, sì, abbiamo trovato questa grossa difficoltà, cioè a prescindere dalle problematiche, diciamo, quelle di logistica, di, non so, di un catering che ti abbandona all'ultimo minuto, che c'è stato ovviamente, piuttosto bellissimo. Oppure gli imprevisti, che arriva lo sciopero generale di tutti i mezzi pubblici, che bello. Mamma mia. Però poi invece quelli che invece erano quasi insormontabili erano queste problematiche legate a un network di professionisti, di personaggi in Italia che creavano veramente una sorta di, chiamiamolo, cartello, no? E di conseguenza per noi è stato abbastanza difficile. Noi siamo entrati un po' come un bulldozer, io lo dico sempre questa cosa, perché infatti tanti dicevano, ma voi chi siete? Mi sembrava un film, no, vabbè, senza fare analogie, però noi siamo un gruppo di imprenditori che abbiamo visto qualcosa che mancava in Italia, abbiamo pensato, ma chi siete? Ma io non ti devo proprio dire perché, per forza, chi sono, cioè, l'idea è buona, piace, è organizzata bene, però non a sapere, allora uno doveva dire, ah, va bene, ma da quanti anni? Vabbè, sono 12 anni che sono nel mondo delle cripto, non t'ho mai visto, certo, mi sono sempre fatto gli affari miei, però questo non vuol dire che non ho la passione, non ho le competenze. E questa è stata una delle difficoltà più grosse che abbiamo riscontrato, cioè una sorta di muro, difficoltà un po' l'italiana, e che però abbiamo superato. Ecco, fortunatamente poi... Poi direi essenziale comunque un team forte, solido, organizzato, ecco, anche perché se i tempi sono stretti, ma anche se sono lunghi in realtà, c'è bisogno di essere coesi, di essere organizzati, di essere strutturati, e questo comunque è stato, penso, la nostra forza. La nostra forza è stata quella che, abituati sicuramente a lavorare davanti a un computer tante ore, ci ha dato la possibilità di andare avanti e di non fermarci alle prime difficoltà, alle prime ostacoli. E soprattutto di trasformare 4 mesi in 8 mesi a livello di ore lavorative, perché lavorando notte abbiamo trasformato veramente 16 ore lavorative la giornata lavorativa. Cioè. Anche perché comunque, essendo un evento così, così vario, così complicato, così esteso, anche proprio a livello di spazi, panel, vario tutto, cioè, immagino che veramente ci siano tanti, tanti, tanti aspetti che entrano in gioco quando si tratta comunque di avere migliaia di persone che vengono ad un evento. Beh, l'anno scorso Valeria è riuscita a organizzare 70 speaker. Non è poco, ragazzi. No, grazie. infatti quest'anno mi speaker, no, tu puoi a quest'ora, tu un po' già. Bello. Sì. Quanti partecipanti avevate l'anno scorso? Di ospiti? No, di partecipanti in generale. Beh, sono stati 1400. Che non è un numero da poco, no. Complimenti. Quest'anno almeno il doppio, mi auguro. Speriamo. Intanto qua vi fanno i complimenti per l'anno scorso.
Grazie. Giusto per... Grazie. 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 Buon Dirk ormai è un affezionato di 2140. Sì. Ciao Dirk. Grande Dirk. Non leggiamo anche il cognome perché mi dispiace per informarvi di questo, ma il nome di Dirk, se si legge con l'ottica inglese, è un po' strano. meglio lasciarlo... Un po' un gioco di parole come la nave di Centrabuco. Sì, esatto. Quindi, beh, che dire, grazie Dirk, solo il nome. Sì, e, sì. Però anche una piccola osservazione, ovvero che è clamoroso come un settore che di facciata... appunto ogni influencer con cui tu possa parlare o che possa mettere video sul proprio canale parla di aprire il mondo cripto al mainstream e poi a chi come i nostri ragazzi qui in live prova a fare una cosa cazzo appunto nuova ma con la loro esperienza, con le loro ore messe dedicate, anzi oso presumere che le ore che avete messo voi di lavoro nel settore tecnologico, web e cripto siano messi assieme tutti gli influencer che girano adesso, penso che arrivino alla metà e vi dovete pur sentire come se stesse parlando con un cartello di messicano cioè assurdo, fa fare tipo la figura degli impostori quando in realtà volete semplicemente creare un evento. Bravo, come se volessi togliere qualcosa a qualcuno, nessuno toglie nulla a nessuno, nel senso è un'occasione semplicemente in più, poi se vuoi partecipare siamo ben felici, se non vuoi non succede nulla, nel senso non siamo a farci una guerra, non è una guerra in realtà. Anzi, in realtà date anche visibilità a chi partecipa all'evento, perché è tutto il contrario. Tutto il contrario, sì. Ma anche perché questo per noi non è una professione, cioè non è un lavoro vero, nel senso che comunque, per capirci, non ci guadagniamo, ecco. Di conseguenza... Anzi, il contrario. Di conseguenza, per noi, non essendo un'attività veramente commerciale, per noi è veramente che ci muove la passione. In maniera anche un po' masochista, quello sicuramente. Quella è una componente che c'è sempre. Guarda. Sì. È quello che ti fa lavorare appunto le 18 ore al giorno. Esatto. Però dai, sono esperienze che ti rafforzano. Sì. Pensi di essere arrivato nel tuo lavoro, nella tua professione, poi... sempre una nuova scommessa, una nuova attività che invece ti muove e ti fa rivivere quello che avevi passato anni fa, almeno è stato per me così. Bello. Molto molto bella come roba, infatti quando pensi di dover dormire almeno 8 ore per funzionare, eventi di questo tipo ti fanno capire che in realtà puoi scendere anche fino a 6, 5. Bastano 2, bastano avanza, 4, perfetto. Ma quindi una persona, un Mario Rossi qualunque, Mario Rossi però con una passione, almeno un minimo per il mondo cripto. Mario Rossi Cripto su Twitter. Mario Rossi Cripto, ok. Twitter è quello. Mario Rossi Cripto, che ha intenzione di venire al Crypto Expo Milan quest'anno, cos'è che non si può perdere? Qualche iniziativa? Quest'anno a bomba abbiamo realizzato veramente numerose attività. E sempre legandoci sul fatto di cercare di differenziare l'evento quest'anno, ovvio il mercato non permette di insomma seguire un filone speculativo, è la verità, di conseguenza cerchi, ma non solo per questo motivo ma anche per altre componenti, cerchi di appunto di apportare sempre più educazione, sempre più informazione e sempre più visione della prospettiva futura di questo settore. Da lì che abbiamo pensato, organizziamo un qualcosa che possa veramente attirare l'utente e stimolarlo. Da lì ad esempio abbiamo organizzato due attività che ne abbiamo fatte tante, ne stiamo organizzando tante, ma due sicuramente sono le principali. Uno è un hackathon, una maratona per gli sviluppatori. Come vi abbiamo detto prima, ed è una cosa che anzi preciso, quest'anno noi abbiamo anche realizzato una partnership con Codemotion. Codemotion è una delle community in Europa di sviluppatori più rossa, in Italia e Spagna soprattutto, proprio perché per far capire che la nostra tendenza sarà quella sempre di andare verso il tecnologico più che lo speculativo. E insieme a loro, che seguiranno le track delle tecniche del nostro evento, abbiamo mosso proprio anche l'esigenza di creare attività su questo settore e da lì appunto un hackathon. A breve sveleremo un po' il percorso, sarà un hackathon di circa 48 ore, bello tosto, però proprio per far capire che insomma siamo sul pezzo dello sviluppo. Questa è una. Un'altra invece bella. Vabbè, anche questa era bella. Però la seconda noi l'abbiamo chiamato Startup Revolution. In realtà è un workshop pensato sulle due giornate intere dell'evento, quindi saranno 4 ore di workshop, 2 e 2. E avremo una specialista appunto nel lancio di nuovi prodotti nel settore cripto che si dedicherà ad analizzare proprio sul campo alcuni progetti che saranno selezionati.
e offriremo quindi tutto quello che è un'analisi dietro ad ogni progetto. È realizzabile la tua idea? Sì, come, dove lo faccio, quando, di che cosa ho bisogno? E quindi poi i progetti vincitori selezionati all'interno di questa attività avranno una consulenza gratuita proprio da lei e dal suo team per riuscire a sviluppare la propria idea. Quindi non solo startup che già magari hanno un progetto leggermente avviato, ma anche una semplice idea. Io dico, ok, ho questa idea, non so come fare, innanzitutto è realizzabile, il mercato ha bisogno di questo, come mi devo posizionare? Ecco, tutte le parti proprio tecniche e di sviluppo del progetto, delle idee o delle startup stesse verranno poi analizzate direttamente sul campo. Quindi secondo me è una grandissima opportunità proprio per chi vuole iniziare a fare qualcosa nel settore. Mancano solo i soldi, poi uno può fare un'azienda. Vabbè, ma sì, ma cosa vuoi che quello sia? Quello è il dettaglio. Voglio dire. D'altronde siamo italiani, cioè sappiamo benissimo come vengono trattati sì, no. Italia, no? Ma anche lì, cioè, basta vestirsi di nero e andare siamo dalle poste nel weekend, comunque con una borsa abbastanza grande, un po' di cattive intenzioni. Con la faccia coperta. Sì, anche, sì. Anche se non è del tutto vero, perché noi stiamo cercando anche di coinvolgere qualche partner che possa investire, non investitori privati. Insomma, anche quest'anno noi abbiamo cercato, stiamo cercando di coinvolgere anche le istituzioni in modo che possano anche, diciamo, affiancarci in questo percorso. Perché poi sappiamo benissimo che noi da italiani abbiamo sempre avuto e avremo sempre, secondo me, se andiamo avanti così, difficoltà nel creare azienda, no? Dalle idee, siamo degli scienziati, degli inventori, e la storia ha insegnato l'italiano porta questo. Ma purtroppo abbiamo mille difficoltà, forse anche per questo che riusciamo ad avere le idee migliori, perché abbiamo sempre mille difficoltà. Però, ecco... Che non sono piccole... No. Esatto. Per niente. E vogliamo appoggiare questo, perché tutti noi del team siamo degli imprenditori, piccoli imprenditori, e abbiamo realizzato le nostre startup, eccetera, con tutte le difficoltà del caso. E anche noi a suo tempo avremmo voluto un percorso un po' più tecnico, meno fuffamo, che la verità, e cercare di aiutare e appoggiare le nuove idee, le nuove imprenditoria. Questo è un po' lo scopo di questo workshop. Okay. Poi, perché tanto alla fine... Ah, scusa, no, ti ho interrotto. Per finire delle... Queste sono le due, poi vabbè, tanto networking. Sì, avremo un meetup importante, insomma, avremo varie... Vabbè, come l'anno scorso, così ci siamo capiti che c'era, ci sarà lo stesso meetup l'anno scorso. Avremo... Sì, il party, vabbè, ovviamente che è un'altra occasione. Non si può spoilerare. Scusate. No, infatti, non ho letto il labiale, guarda, scusa. Bene, molto interessante. No, però dicevo che cioè, si sta vedendo un po' negli ultimi anni realtà istituzionali sul territorio italiano che comunque stanno cominciando a diventare un pochino più pro cripto di quanto le erano prima. Quindi vedi ad esempio Bancassella, vedi ad esempio San Paolo, che l'abbiamo vista come sponsor di alcuni eventi cripto, alcune cose. Per cui pian piano qualcosina si sta smuovendo. Sì. Poi considerando che dal 2025 le banche potranno avere sul balance sheet ufficialmente BTC, magari anche lì qualcosina in più a seconda di che direzione va l'Europa, potrebbe anche arrivare all'Italia. Assolutamente. Essere un po' più spinta, si spera, perché sennò qui stiamo affogando. Sì, sì. Però bella anche questa questione di... Dicevi? Noi siamo sempre un po' ultimi in Europa. Ad abbracciare. Però ci arriviamo. Sì. Orgoglio italiano, sì, orgoglio italiano, essere qua, ultimi è il nostro orgoglio. È perché siamo molto furbi e sfruttiamo il vantaggio del latecomer, per cui tutti i pionieri, tutti gli innovativi hanno già fatto tutta una serie L'Italia è sempre stata questa, dalla prima guerra mondiale. Questa è stata, la tattica è sempre stata far mettere i piedi in acqua agli altri, poi se l'acqua è bella calda, ti tuffi anche te, magari poi patteggi con l'altra parte, perché non si sa mai. Quindi va benissimo, nel senso, sappiamo già che l'Italia, a prescindere da cosa succederà, noi saremo dalla parte giusta, e quindi 100%. Alla fine della fiera riusciremo a esserci. Orgoglio italiano. Però dicevo che è molto bella questa iniziativa comunque per le startup, perché effettivamente quando magari una persona si ritrova ad avere un'idea che magari effettivamente ha valore, che magari effettivamente ha potenziale di mercato, si trova spesso ad avere davanti a sé tutta una serie di incognite, una serie di muri che apparentemente sembrano invalicabili, a meno che comunque di aiuti, a meno che di ricerche alle tre di notte che ti chiariscono alcuni dubbi. Per cui assolutamente, cioè, diciamo che le incognite restano, però andare a diminuire la probabilità che si verifichino o andarla a diminuire di numero comunque dà una grossa mano proprio alla creazione di valore in generale per questo settore. Certo. Perché magari ti trovi davanti alla persona che ti promuove
la collezione di NFT dei gattini e dici, vabbè, sti cazzi. Però magari ti trovi soluzioni anche infrastrutturali che vanno a migliorare proprio tutto l'ecosistema. Sì, per sì, cui... sì. E a tal, proposito... Vai Valeria, no, scusa che... brillante, importante, bomba, ma non sai realmente da dove iniziare, non sai neanche come approcciarti al mondo, e quindi è importante comunque un parere di un professionista che oggettivamente, per esempio questa nostra professionista fa questo di lavoro, e comunque sono consulenze che vanno normalmente pagate, ecco, quindi anche proprio un valore monetario, che se vogliamo magari una startup non ha 10.000 euro da investire forse in ricerca, marketing e sviluppo, probabilmente no, se essendo forse una startup non ce l'ha, e quindi offrire secondo me secondo noi anche un workshop del genere è proprio di grandissimo valore di aiuto. Certo, giustissimo, anche perché le startup che poi hanno i team con i componenti giusti che vogliono ascoltare, useranno quel workshop come informazione che altrimenti appunto dovrebbero pagare 5, 6, 7 mila euro per dire. Perché poi comunque, se è vero che ci sono tantissime cose da affrontare quando apri una tua attività, piuttosto che devi anche solo registrare l'azienda, come noi sappiamo, è comunque... poi le componenti che possono davvero aiutarti nella tua casistica specifica le trovi da tutte queste informazioni, ma sono indirizzate. Quindi se tu hai un workshop a disposizione in cui puoi spaziare, è molto più facile che invece di passare ore e ore e ore su magari un fattore che devi determinare, ce la puoi fare in quelle due giornate. Ma anche solamente avere persone che comunque ti danno una risposta concreta a tutte le n.000 domande che puoi avere, perché giustamente all'inizio ci sono una cifra di incognite, però se riesci a confrontarti con persone che... quello di non sentirsi da soli, cioè uno affronta un'attività nuova, è una di quelle cose che, non so, a me è successo quando ho aperto la mia prima attività, mi sentivo da solo a affrontare un milione di problematiche, perché i nostri percorsi universitari, comunque diciamo di studio, non ti danno queste nozioni. Noi siamo di quelli che usiamo il metodo sperimentale in Italia, cioè impariamo sulle nostre esperienze alcuni percorsi, tra cui quello del mondo imprenditoriale, no? Di iniziare un'attività, una startup. E il nostro workshop cerca proprio di far capire a queste persone che innanzitutto non si è da soli. Cioè ci sono un tessuto in Italia di startup, di nuove attività, che ci sono, e bisogna anche aiutarsi a vicenda. E il nostro workshop cerca proprio di dare delle nozioni, ma soprattutto di non sentirsi da soli, di dare anche solo prime informazioni per dare la direzione giusta a un neoimprenditore. Cioè, ovvio che non è facile, però serve proprio per far capire che in Italia si può creare nuove imprese, anche soprattutto in questo settore, e non ci si deve sentire da soli, spaesati, o nel mondo delle difficoltà, la burocrazia, ad esempio, è una parte importante. Vediamo. Sì, è l'inizio, in realtà, lo Startup Revolution, perché è un progetto un po' più lungo, andrà poi a continuare durante l'anno, in vista poi della prossima edizione. Quindi, in realtà, un piccolo spoiler l'ho buttato lì. Avete fatto più che bene. No, anche perché poi appunto l'ambiente appunto giuridico nel quale ci troviamo in questo momento magari non è che incentiva così tanto le persone volenterose ad aprire una startup, ad aprire un'azienda, perché comunque ci sono grossi costi, alte tasse, e quindi magari una certa dici... Vabbè. Aspetta, lo incentiva in un'altra nazione? In un'altra, in un'altra nazione. Incentivare incentiva. Giusto, è vero. No, però appunto è anche necessario avere la possibilità magari di parlare con persone che semplicemente ce l'hanno fatta, no? Quindi effettivamente hanno preso la loro idea, l'hanno trasportata in qualcosa di reale, rispetto a che solamente parole scritte all'interno di un business plan che hanno visto in quattro. Sì, esatto. E tra l'altro magari ne approfitterei, proprio perché entrambi avete esperienza appunto con questa sorta di costruzione da concetto fino a pratica, fino a modello efficiente. Se voi doveste paragonare lo stato del mercato cripto, del settore blockchain e di questa tecnologia con il processo di costruzione di un'azienda diciamo direttamente efficace, che quindi sarebbe l'adozione mondiale, e dove ci vedete? Su che scala vedete questa sorta di startup blockchain? Caspita, che metafora! Se si capisce. Ma a livello temporale, mi stai dicendo? Se fossimo una startup, il settore blockchain dove sarebbe? Alla costituzione del business plan, o sarebbe già, per esempio, avrebbe già registrato l'SRL, sarebbe già sul mercato, ecco? No, partendo dal concetto che appunto una startup potrebbe essere appunto partire da quando uno ha anche un'idea.
Direi che sì, siamo forse anche un poco prima di aver costituito la società. Cioè, stiamo pensando che comunque il web in sé ha dei cicli che si stanno sempre più accorciando, ma meno male sono circa di 20 anni. E, ad oggi, secondo me, la blockchain siamo veramente a poco, anche se meno male sono passati una decina di anni. Però quello che è successo e quello soprattutto che si sta conoscendo negli ultimi 3-4 anni è comparabile appunto a un primo passo, come appunto analogicamente parlando a una precostituzione della società. E, insomma, ho appena messo il piede dentro lo studio del notaio, però ho già i soldi per fare la costituzione della società. Certo. Cosa ci aspetta davanti? Beh, ci aspetta davanti l'avvio di una società, la perdita di una società e per poi arrivare sicuramente all'utile di una società. Ma ok, sì. Sicuramente i tempi non sono rosei, credo che abbiamo già imparato la lezione. Io seguo Bitcoin direttamente da quando è nato, esattamente dal 2010. Vabbè, Sì. Iniziato, la mia prima esperienza sono stata dal mining. E, di conseguenza ne ho viste tre, almeno 3/4, e diciamo che quest'ultima, anche se è sicuramente una delle più importanti di ciclo, diciamo, io lo chiamo ciclo pessimista, ecco, per non usare i soliti, perché è vero, perché comunque vedendo una visione molto più ampia è un qualcosa inevitabile che ci sarà. E allora a questo punto è solo da pensare che siamo solo in una situazione di pessimismo. E passerà, come sappiamo tutti. Vabbè, quello ce l'auguriamo. Però, ecco, volevo collegarmi a questo discorso qua, chiedendovi quali sono le vostre aspettative per il prossimo bull market, contando che ci sono tutta una serie di tasselli che potrebbero entrare a comporre il puzzle che stiamo costruendo adesso, il puzzle di Bitcoin e del cripto in generale, che è proprio la questione degli ETF spot di Bitcoin, che se ne sta parlando parecchio, ci sono stati un paio di scampi così con la SEC, però effettivamente sembra che si stia arrivando piano piano a una situazione nel quale effettivamente verranno approvati, anzi il mercato ultimamente lo stiamo vedendo, lo sta scontando abbastanza, comunque c'è molto ottimismo a riguardo. Secondo voi cosa potrebbe scaturire questa situazione, cosa potremmo aspettarci, cosa vi aspettate voi dal prossimo bull market? Sempre ammesso che ci sia. No, allora è inevitabile che ci sia, questo è chiaro. Sì. Il quando è molto complesso e anche per scaramanzia quasi non lo direi. Ho una mia previsione, ho una mia idea. Però sì, l'unica cosa che posso dire è che sicuramente ci sarà, questo è chiaro. Il quando è difficile da prevedere perché ci sono delle componenti, delle variabili in gioco in questo momento molto complesse da analizzare. Avete accennato alla situazione geopolitica molto complessa, che in altre situazioni, in altri cicli non c'è stato. Ed è di conseguenza molto complesso. È vero che ci sono dei segnali, anche se un po' più timidi qualche tempo fa e un po' più rafforzati negli ultimi giorni, è la verità, almeno la mia opinione personale, fa pensare a un periodo che si sta avvicinando un po' più interessante e un po' più confortante. Ecco, mettiamola così, più ottimista, ecco. Non pessimista. Esatto. Diciamo che siamo bullish, ma non troppo. Siamo tranquillamente bullish. Quanto basta. Poi a me mi ricorda tanto il passato, soprattutto il 2016, questa fase. E, a me sono sempre piaciuti i mesi invernali per il settore, ecco. E un po' più in ritardo, ottobre, anche se le ultime statistiche erano un po' contraddittorie, però secondo me è sempre stato un buon momento verso fine anno. Dei rumors aiutano sempre e l'abbiamo dimostrato, no? L'abbiamo visto, cos'è stato la settimana scorsa, insomma, quel film. Sì. Ma secondo me quella è stata organizzata, la dico così, no? Cosa succederebbe se uscisse ufficialmente questa notizia? Ma no, ma è stato un errorino così. Che poi, esatto. Cioè, ridendo e scherzando, c'è stata la news, siamo volati a 30K, siamo scesi di nuovo a 28, 26, 27, sì, certo. Però intanto adesso comunque la situazione è la stessa, siamo di nuovo a 30. E più che altro poteva essere anche una prova lato istituzionale, quindi cioè comunque prima che BlackRock, eccetera, entrino di massa, devono sapere che
sono asset in cui i vari investitori con milioni e milioni di spendere risponde. Possono entrare senza dover togliere i soldi e di conseguenza spendere altri migliaia di dollari per le fees ogni volta, e ogni due per tre. E diciamo che la prova non è andata benissimo, perché da un tweet di Cointelegraph senza fonte abbiamo fatto un più 10%. Quindi... Beh, non è andata malissimo o benissimo? Attenzione. Dipende da che prospettiva, sì, effettivamente. Allora, io non ho deformazione professionale, sono uno sviluppatore. E di conseguenza, quando tu prima di mandare in deployment, di pubblicare un progetto, un sito web o qualsiasi applicazione, fai un test. È normale. E secondo me è stato un test questo. Mia opinione. Però cioè, ci sono troppi soldi in ballo, ci sono troppi interessi. Non sfugge una cosa del genere, dai. Troppe posizioni aperte con leva 50 per cioè. Da chi ha fatto il tweet. Esatto. Cioè, e da lì, secondo me, può essere interpretato anche come un buon segnale. Cioè, secondo me stanno scaldando i motori. Mettiamola così. Vediamo. Interessante visione, mi trovo abbastanza d'accordo. Sì. Cioè, più che altro è stata una bella risposta del mercato, che si è dimostrato comunque abbastanza attivo, abbastanza recettivo in una situazione nel quale i volumi comunque erano praticamente inesistenti. Sì. E se vai a vedere adesso quelli che sono i volumi di scambio anche su Bitcoin USD su Binance, te vedi che comunque sono praticamente raddoppiati rispetto a, certo, a prima del famoso tweet. Diciamo che questa anche... Cioè, ormai essendo appunto anni, perché comunque magari l'adozione tecnologica è ancora abbastanza in fase del suo embrione, si può dire, su scala mondiale, comunque la dinamica di mercato, i famosi cicli di Bitcoin sono una narrativa che ormai è da un decennio che viene, no, bene o male formata e poi spinta ormai da precedentemente al 2020 viene spinta questa narrativa pesante, sì, 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 di ok, questo è il momento che è già successo due volte, quindi dovete... Quindi a questo giro, molto probabilmente, anche questa narrativa qui sta facendo effetto sulle persone che vogliono avere indipendenza finanziaria, vedono questi segnali abbastanza inequivocabili e dicono ok, dato che nel 2020 non ero presente, forse è meglio che comincio a espormi al mercato in maniera tale che... Se per sbaglio BTC fa quello che speriamo tutti che faccia, prima del previsto, dopo il previsto, quando lo vorrà fare, quando vuoi te, allora ci sarò anch'io con un po' di esposizione. E magari anche, cioè, gli va di culo che si sono visti prima la fase ribassista, prima di quella, rialzista, sì, perché sì, almeno sì, c'hai il trauma, sì, di tutti i dump entrare, che ti sei beccato. Poter entrare o comunque entrare nel mercato in una fase che ancora per un po' di mesi è ribassista... è la cosa migliore per te nel lungo termine, perché noi siamo entrati... Forma il carattere. Siamo entrati, cioè abbiamo studiato il settore eccetera dal 2019, però siamo entrati proprio con liquidità da investitori, se così possiamo chiamarci, anche se non avevamo nessun tipo di formazione professionale, solo libri, comunque molto autodidattica. Poco prima di marzo 2020. Siamo entrati, sì, inizialmente abbiamo messo i piedini nel marzo, poco prima del marzo 2020, poi siamo entrati ancora un po' di più... sostanzialmente estate, settembre, ottobre del 2020 e subito dopo, cioè impennata totale, ad aprile eravamo a 65k e quindi è stata un'esperienza molto difficile per certi versi, perché se da un lato vedi tutto il tuo portfolio che parte, esplode, non sai neanche che sono soldi veri, ti senti un genio e dall'altro lato ti senti un genio, quindi cominci a fare dai... Spariamo questi 5.000 euro sulla coin che nessuno ha mai sentito, neanche i creatori della coin stessa. Per cui, niente, piccola considerazione. Sì, comunque, esatto, per concludere questo discorso, se posso, se era la conclusione, però... A prescindere, secondo me, la cosa importante, a mia opinione, e a prescindere la risposta a questa fake news, a questo tweet, a questa informazione... Era molto importante, secondo me, capire la reattività del mercato. Cioè, a prescindere che andava giù o andava su, ma in quanto tempo ha risposto, cioè, tipo, vero. Sì, e questa è l'informazione più corretta. Cioè, quello che secondo me interessava di più a chi ha organizzato, perché io credo che qualcuno ha organizzato questa cosa. Sì, probabilmente. In questo senso, non sono stato mai di niente. Però è quello che è un dato importantissimo, cioè... E in altre situazioni non è mai successo una reattività del mercato, anche se è stato positivo in quel momento, in quel frangente, ma non c'è stata mai una reattività del genere. E ripeto,
i motori sono belli caldi, secondo me. Non tanto come volumi, non tanto probabilmente come soldi, non c'è forse, ma come gente che non vuole perdere più un treno che è già passato. Sì, assolutamente. Anche perché gli scorsi episodi, se così possiamo chiamarli, di reattività del mercato, sono molto spesso nati come riflesso di episodi al contrario, cioè nel lato opposto. Quindi, per esempio, i vari dump in cui una giornata Ethereum ha perso il 40%, non sono successi per strettamente liquidità uscente spot, ma perché tantissime posizioni long prese dalla FOMO del mercato sono state liquidate, quindi una correzione di prezzo che tutto sommato sarebbe stata normale per il mercato cripto del 10% è diventata un delirio. Stessa cosa per appunto le news legate a Elon Musk e Tesla, no, nel 2021. E tantissime persone erano pronte a vedere una correzione di BTC sotto i 60k perché testava, e poi è uscita questa news, posizioni liquidate, boom, partita. A questo giro, cavolo, mercato totalmente laterale, stabilità totale, lateralizzazione ormai da mesi, e senza neanche i volumi né da un lato né da un altro, né senza neanche un open interest clamoroso da un lato o da un altro. E anzi, cioè, una situazione nel quale comunque magari uscivano news interessanti e il mercato Visa e Solana zero. Solo adesso non si è mosso nulla. Per cui sì, è una situazione, un mercato noioso, e quando c'è quell'informazione interessante è un po' come quando coinvolgi gli amici che non hanno voglia la domenica di farsi aperitivo, no? Però dici: no, ma guarda che andiamo in quel posto lì dove la birra è il 2x1. Oh, allora ti alzi. Subito. Attenzione. È stata, secondo me, una reazione di questo tipo. Test. Però sì, io credo che ci sono tanti amici che stanno aspettando il 3x2 della birra. E tanti amici ricchi, perché comunque un movimento da decine di miliardi è successo nel giro di mezz'ora, quindi non è come se il retail si è svegliato. Il retail non ha avuto manco il tempo di leggere. Erano tutte persone interne, comunque. Nelle compagnie c'è sempre l'amico ricco, è quello. Sì, esatto. Assolutamente. Vi fanno una domanda. Mi fanno una domanda sulla location. Vi chiedono se è la stessa dell'anno scorso, e allora mi attaccherei un attimo a questa domanda qua per chiedervi appunto un po' di dettagli generali. Quindi, dove, il giorno, lo sappiamo, 24-25, da che ora e cosa possiamo aspettarci durante la giornata, orari, cose diciamo fisse, avvenimenti fissi al quale fare attenzione. Allora, per rispondere a Dirk, sì, la location è la stessa dell'anno scorso, è piaciuta, ci siamo trovati bene, anzi abbiamo anche ampliato, abbiamo preso anche un'altra, non contenti, abbiamo preso anche più spazi della location dell'anno scorso, quindi sì, stessa location, 24-25 di novembre, quindi tra pochissimo. E allora, quest'anno abbiamo appunto varie novità, abbiamo accennato la Startup Revolution, abbiamo accennato l'Hackathon, avremo appunto Meetup, avremo un Closing Party che questa volta sarà proprio a chiudere l'evento e sarà riservato ai nostri guest e personaggi più di spicco, più rilievo, quindi molto importante esserci perché ci saranno gli awards, delle premiazioni speciali, nonché networking con appunto persone di spicco e insomma una grandissima occasione, ecco, di interfacciarsi con gente del settore, quindi molto importante. E le giornate saranno distribuite su due stage principali, quindi non più uno solo stage ma due contemporaneamente, riservati alcuni speech solamente per quanto riguarda i dev, perciò di sviluppo, come dicevamo prima, cioè discorsi più tecnici, esatto. E poi avremo dall'altra parte invece keynotes che riguardano proprio analisi blockchain piuttosto che progetti Web3, eccetera. Quindi andiamo a spaziare veramente tantissimo. Saranno slot di all'incirca mezz'ora l'uno, considerando ovviamente qualche pausa, avremo un aperitivo all'interno, insomma, sarà veramente molto divertente. E dove c'è aperitivo c'è networking alla fine. Dove c'è aperitivo ci sono i liguri che vogliono l'aperitivo. Anche quest'anno c'è il bar, quindi ecco. Già li abbiamo. Grandi richieste. Grandissime. C'è il bar. Ah beh, benissimo, benissimo. Una delle richieste più forti che c'è stata, la grande richiesta, è stata proprio il bar. Ma il bar... Uno si pensa, no, vorremmo, non so, uno speech un po' importante. Più tecnico, parliamo di quel progetto. No, il bar. Perché magari ti trovi le persone che sono un po' timidine, però dopo 4 gin tonic sono piegati in due, parlano anche con i muri. Per ma cui poi è un buon segnale, è un buon segnale perché nessuno ha sentito niente di mancante dal lato speaker, dal lato contenuto, e si sono dovuti rivolgere al bar. Si sono concentrati sul bar, tipo, proviamo un attimo il pelo nel nuovo. Tutto sta andando troppo bene, dov'è il bar? No, però
è anche un altro aspetto positivo, vuol dire che comunque si sono sentiti in famiglia, si sono sentiti in un evento familiare, di amicizia, ed è quello che vi ho detto prima all'inizio, no? Il nostro scopo era di quello di creare un buon network di contatti, di collegamenti in Italia, che secondo noi, attenzione, non è detto che sia per forza così, però notavamo che venendo da fuori, venendo da appunto questi eventi esteri, notavamo una differenza degli eventi presenti. E sembra che ci siamo riusciti, ecco. Vediamo se anche quest'anno confermeremo nuovamente quest'anno. Buono. Avremo quindi anche una galleria anche quest'anno, sì. Quindi avremo un sacco di progetti di artisti, quindi li ospiteremo molto, insomma, una vetrina, una finestra importante anche per loro. Una collaborazione con Metagate, giusto? Sì. Qualcosa di più, esatto. Se vuoi dire, insomma, lì una realtà aumentata all'interno, sì, dell'evento, perciò si potrà seguire, insomma, dietro le quinte. Molto molto interessante, sì, quest'anno veramente una vibe diversa, ecco. Sì, poi diversi case history interessanti, sì, di Web3, insomma, anche di qualche azienda, vabbè, se andate sul sito cominciate a vedere qualcosa, e di aziende anche grosse, istituzionali, che sta veramente muovendo i primi passi nel Web3, che non ci si spererebbe, no? Vabbè, una dilla, dai. No, dai, scusa, così facciamo un po' di traffico. Ci fate il teaser, cazzo, così, caspita, cazzo. Dai, sono sentito a vederlo. adesso poi ci diamo un'occhiata al sito. Comunque, per quanto riguarda la location che ci chiedevano, appunto, magari Dirk la conosceva già, comunque, via Mecenate 84, a Milano. Per cui, ragazzi miei... Bel nome, nome promettente, se vi presentate vi diamo i soldi gratis. Sì, sì, sì. No. Sam si assume tutta, sì, mi assumo la responsabilità, non era, magari sono soldi del monopolo, studio 90, un po' di pubblicità, esatto. Intanto altra domanda ancora, volevo chiedervi ancora quando comincia e quando finisce 24, allora, orario di apertura e di chiusura. Il 24 iniziamo presto perché appunto c'è l'iscrizione all'hackathon. L'hackathon inizia alle 8:30, cioè, perché ovviamente pensavamo che bastassero quelle 18-20 ore, invece il Nick, che è il nostro referente per l'hackathon, no, più tempo. Allora abbiamo prolungato l'apertura e la chiusura della location dalle 8:30 di mattina, che parte, fino a mezzanotte, il primo giorno. Caspita! Esatto. Sì, caspita! Sì, sì, sì. Cioè, noi faremo festa con il meetup aperitivo e loro vanno a programmare con gli occhi rossissimi, che non so, con le cuffie antirumore, il paraocchi e tutti i nostri dei nerd, esatto. Esatto. E, invece, però, diciamo che per gli ospiti invece parte alle 10 con, insieme, sì, con l'apertura in media del check-in del ritiro pass già dalle 9:30, esatto. Okay. Però diciamo che il keynote di apertura da parte nostra è alle 10. Okay. E non ce lo perderemo. E noi saremo lì alle 3 del mattino. Insieme ai dev che arrivano. Insieme ai dev, con i dev, con i nostri bro. Mettiamo le mani sulle spalle, dai Mimo, ce la puoi fare. Ti servono solamente 26 lattine di Red Bull, dopo dai, questi Mimo. Due giorni puoi anche dormire. E lui a quel punto ti dice, sono due in meno del mio consumo giornaliero. Cioè, questa cosa che è solo sciocchezza. È la mia tasca, sciocchezza. Ci chiedono anche... pizze. Ah, cosa? Giusto. Avremo le 100 pizze, vai. Cosa? Le 100 cosa? Allora, in occasione del Bitcoin Pizza Day, noi abbiamo avuto una brillantissima idea, insomma, abbiamo dato via un contest super interessante, facciamo sempre queste cose un po' così diverse, poi parleremo del prossimo contest, e abbiamo praticamente fatto votare la community più attiva, quella che secondo, insomma, i nostri utenti poteva essere una community più attiva e più, insomma, sul pezzo, e la community di CoinStudy ha vinto 100 pizze che poi hanno deciso, insomma, di portare all'evento brandizzato ovviamente CoinStudy, perciò ci sarà che anche lì sarà, insomma, un evento, non l'abbiamo chiamato comunque un evento perché, sì, immaginiamo arrivare a 100 pizze così all'evento. Beh, è un altro un ringraziamento a Matteo che si è dimostrato grande CoinStudy per avermi fatto farmi mangiare 10 pizze grazie CoinStudy, esatto, farà mangiare un po' tutti. Esatto. Grazie, sì, Matteo, per averci ceduto queste pizze. Sì, sì, grazie, senza nessun tipo grazie di per il tuo regalo generoso. Sapevi che eravamo in fase di massa in palestra, quindi hai detto, sai che c'è 100 pizze tutti ai bro. Benissimo. Il carboidrato ci sta sempre bene. Però, come vedete, è un po' nel nostro spirito di cercare di creare attività anche simpatiche, sì, però sempre guardando l'aspetto appunto di comunicazione, di contatto, di chiacchiera. Ok, che non sia solo un ambiente un po' più freddo, anche appunto davanti a una pizza offerta da appunto da CoinStudy, in questo senso, cioè, la paghiamo noi, Mattia, non preoccuparti,
No, che però... poi, in realtà mi sa che anche Matte è adesso in massa. Chi? Matte di questa? Sì. Ah sì? È un mezzo gym bro anche lui, perché allora. C'è il rischio che anche lui se ne spari 10. Cioè, mi sa che ne arriveranno 70. Dicevamo, e le dopo, 70 pizze per da questa. Dopo circa 10 minuti che usciranno queste 70 pizze, usciremo io, lui e Matte, tipo col panzone, tipo le freddo pizze. Così, bruttando, vabbè. C'è una domanda in chat, sbaglio? Sì, sì, adesso poi... Allora, diamo un occhio alle domande, ci dicono... ma se volessi portare lo squadrone per parlare del nostro gruppo come creator, divulgatori su NFT eccetera eccetera, cosa devo compilare? Mi sto picchiando col sito. Però si picchia con le entità digitali, cattivissimo, cattivissimo. E direi che possiamo girargli il link per fare application, quello che ci avete mandato. Sì, a noi. Allora, beh, se è una community puoi partecipare come community. Noi lasciamo veramente tantissimi spazi alle community, no? Non a caso siamo qua in questo momento, e che è uno degli elementi fondamentali di questo settore, lo sappiamo benissimo. La divulgazione, la conoscenza, esatto. La community. Di conseguenza puoi partecipare anche con community e hai dei vantaggi, delle situazioni, insomma, uno scambio di visibilità tra di noi. Se possiamo farlo, scrivigli su Instagram che ti danno tutti i dettagli loro. Sì, esatto. Comunque sul nostro sito c'è un form e puoi fare insieme di richieste. Può scriverci direttamente anche lì, non è un problema, anche su Instagram. Sì. Non fare il timidone, Wedro. Non mordono, sono brave persone. Non mordono, sono bravi. Esatto. Bello. Abbiamo anche un gruppo Telegram nuovo che sta partendo bomba. Esatto, prossima settimana cambio di gruppo Telegram, anche lì per non farci mancare il contest ci sarà un qualcosina di divertente, un giochino. 100 kebab, 100 kebab. Dai. Mi piace sta roba delle 100 cose da mangiare. 100 cose da mangiare. No, non saranno 100 kebab, magari al prossimo possiamo fare, invece che un Bitcoin pizza day, un Bitcoin kebab day, possiamo... Esatto, oh, che classe. Che, no. Devo dire comunque al suo perché, assolutamente. Al suo perché. Con questo contest... C'era un biglietto, perciò anche lì state sul pezzo perché giusto. Sarà divertente. Perfetto, perfetto. E a proposito di biglietti, a proposito di... così, transizione così. Mamma mia, uomo, siamo in sintonia, una telepatia devastante. Cioè, clamoroso. A proposito di biglietti, siamo qua ragazzi miei, ragazzi nostri, per comunicarvi il fatto che comunque se per caso voleste venire con noi con noi vi portiamo a braccetto. Sì. Fantastico evento di Crypto Expo Milan 2023, avete la possibilità di acquistare adesso i biglietti in fase ancora scontata, ma se per caso vi girasse di aggiungere on top a questo sconto un ulteriore sconto del 10%, beh ragazzi miei, potete farlo, e sapete come? Potete farlo aggiungendo il codice sconto 2140 POD. Il nostro codice sconto. E quindi ragazzi miei, se per caso vorrete accaparrarvi qualche bigliottozzo 5 sillabe forse, non lo so. Che cazzo hai fatto con te? Non lo so. Se per caso volete accaparrarvi qualche bigliettazzo di Crypto Expo Milan e beccarci tutti su e fare un sacco di networking, come dice strane. Anche il buon Dirk è gasatissimo per questa roba del networking, si sta stroccando il Dirk lì. No, però è vero che è una cosa che gasa, perché faremo di tutto per creare occasioni di networking, quindi. Ma infatti avevamo visto qualche dettaglio sul sito, tipo 2400 metri quadri di area, una cosa gigantesca. No. Per sì, cui sì, bello, molto sì. Molto interessante. E intanto abbiamo un riscontro da Wedro, troppo boomer per Instagram, farò il passo più lungo della gamba solo per voi. E purtroppo Wedro ha 76 anni e mezzo, non so se l'aveva detta questa piccola cosa. Ne dimostra di meno della metà, però. Ne dimostra 56, cioè comunque ancora in forma. Va bene, Wedro, vedi un po' te cosa devi fare. Non ti preoccupare, sono brave persone. Intanto il buon Dirk qua sotto che ci mette il sito, che adesso poi quando ci salutiamo ci andiamo magari a dare un'occhiata, così vediamo tutte le varie... C'hanno delle grafiche stupende. Sì, no, il sito è bello. Mi piace un sacco. Tra l'altro nello spazio degli eventi cripto blockchain non è facile avere un bel sito. Comunque, no, anche perché ci sono tantissime cose da presentare, quindi è tipo un delirio a volte. No, fratello, voglio fare questo evento devastante del mondo cripto in Italia, aspetta che tiro fuori Wix. Ok, fammi vedere il sito, procede a tirare fuori il sito di Clash of Clans. Ah, guarda che bello il sito, sì. Vabbè. Esatto. Ma d'altronde... Deboomerizzato vi ho scritto. Dicevi d'altronde? D'altronde, ve l'ho detto all'inizio, ve l'abbiamo detto all'inizio, proveniamo dal mondo digitale. Si vede, social.
cioè siamo quattro soci e quattro, non so, avremo insieme 12 aziende che si occupano di questo. Siete quattro soci. Ridicolo, veramente. Esatto. Non avere un sito discreto, un buon sito, funzionante, carino, e dei fantastici social che gestisce Valeria. Esatto. Ma infatti, cioè, ridendo e scherzando, comunque i siti o comunque la cura grafica delle cose che fai è un biglietto da visita molto molto importante, perché sembrare un evento sembrare persone serie. Per essere un evento, sembrare un evento fa tanto. Ma poi non c'è scritto da nessuna parte che se è una tematica da nerd deve essere di cattivo gusto, cioè perché cioè, nerd non vuol dire cattivo gusto, cioè, ma no. Invece tanti sostengono. A proposito di nerd, cattivo gusto e robe strane, bruttissime, cosa ne pensate di Ordinals? Se per caso avete approfondito la tematica, quindi gli NFT su Bitcoin, sì, ovviamente sì, ma secondo me può essere veramente un'ottima opportunità e uno svecchiamento, mettiamola così. Può essere veramente una funzionalità, un'espansione, una novità importante. Ci sta, sono intanto Wedro che sta tirando fuori i neologismi. Wedro l'abbiamo perso. Bisogna sempre pensare che comunque Bitcoin è il vecchio della famiglia. No, sì. È il bisnonno. Litecoin è il prozio e Ethereum, boh, se lo paragoniamo alle chain di nuova generazione, è tipo, non lo so, il pater familias, che però tipo è tutto strano in carrozzina ma incute timore ancora a tutti e quindi ancora lì. Guarda, io lo vedrei come Vasco Rossi che si mette un cappello a moda al Modena baseball, Park, però girato di lato, e fa un feature in Cosfera e basta e dice tutta la canzone, 3 minuti, sono ancora qua. No, comunque... Vasco, lo sappiamo che sei ancora basta Vasco, e Cardano lo zio ubriaco. Sì, Cardano lo zio. Solana è quello che si fa di energy drink, cioè il nipote, quello... Solana è il nipote fissato col coding, che quando gli dici qualcosa ti ha già risposto nel suo cervello, quindi non ti risponde, tutti lo credono scemo, ma in verità è tipo già andato, nel senso di... oltre. Solana è nostro padre, il padre di tutti. Esatto. No, comunque sono molto d'accordo con la risposta che hai dato riguardo appunto gli Ordinals, potrebbero essere quella cosa che dà un attimo più interesse al mining, più appunto riflettori puntati sul mining, perché giustamente più aumentano le transazioni su Bitcoin, più aumentano le transaction fees e più i miner guadagnano, per cui è sempre quell'incentivo che instaura un feedback. Sarà interessante vedere a che livelli arriverà, perché comunque se si calpesterà un po' i piedi con BTC standard, metodo di pagamento, riserva di valore, poi c'è tutto questo, le meme coin che adesso sono anche su BTC. Quindi se ci saranno due ondate allo stesso tempo di interesse per BTC, come quello che è stato... Bellissimo, ce le troviamo ovunque, queste cazzo di meme qua, è impossibile. Mamma mia. Sì. Però secondo me è molto marketing in questo caso qua. Cioè, sì, sicuramente. È tecnologica, ma sotto un cappello marketing, perché devono assolutamente... Dovevano cercare di dare veramente un'idea. Sì, anche... È strano, ma è verissimo, perché... Bisogna adattarsi, purtroppo, cioè, per quanto magari uno possa pensare, no, BTC è nato per questo, tipo il meme di Mister Incredibile che punta il dito contro il tavolo, no, che questo è nato Bitcoin, però poi ci pensi, dici, ok, sì, però se le persone che dovrebbero usarti hanno più passione anche per altre cose che su BTC non sono disponibili, tanto vale, cioè è un codice aperto, cazzo. È semplicemente questione comunque di stare up to date con quello che è il mercato. Giustamente il mercato praticamente 15 anni fa, dalla sua inception, praticamente 15 anni fa, richiedeva tutta una serie di necessità, e quindi è stato pensato Bitcoin in quel modo, come i cash proof of concept, e abbiamo pian piano navigato tra diverse narrative, tra cui appunto quella del digital gold, la riserva di valore, fino ad arrivare proprio adesso, nella quale ci troviamo invece più ad affiancare la narrativa di blockchain sul quale si può anche programmare, quindi smart contract platform, seguendo un po' la falsariga di Ethereum, che viene appunto messa, diciamo, parallelamente a sempre quella da riserva di valore. Yes. Per cui interessante vedere come si svolgerà la narrativa, come si aggiornerà la narrativa di Bitcoin in questi anni futuri. Ma anche perché sono novità che poi fanno appunto starci un po' i nasi a, appunto, ai fondamentalisti Bitcoin Maxi. Mamma mia. E che però non capiscono una cosa, nel senso che comunque ad oggi chi usa Bitcoin?
cioè realmente nel quotidiano chi lo usa? Cioè, se non nel, cioè, appunto come nella narrativa, nel far capire a chi non è del settore di cosa stiamo parlando. E tu dici, no, sai Web3, blockchain, cosa? Bitcoin. Ah, ok. Allora, come biglietto da visita lo usi? No, come biglietto da visita o come appunto semplicemente per confronto delle altcoin, come parte delle tutte transazioni, diciamo, sì, sì, sì. Di speculazioni, di tutto. Però di fatto l'uso quotidiano non lo fai. Cioè, no. Se devi, devi fare delle transazioni monetarie, non usi Bitcoin. Cioè, chi lo usa? Dai, no, infatti. Andiamo... E anche qua scacco i Bitcoin maxi. Scacco matto anche. No, però... Secondo me, sì, però è una realtà di fatto, che questo non vuol dire che Bitcoin la butta via, non si dice no, caso. Ma assolutamente, però è giusto notarlo, perché anche perché l'idea, la genesi di Bitcoin nasce in una situazione finanziaria in cui anche la percezione della non c'era una macchina, non userei il termine propagandistica perché sennò si sfora ai termini totalitari, però allo stesso tempo nel 2008 nessuno si aspettava quello che è successo al sistema finanziario, quindi anche l'informazione e, diciamo, l'istinto al panico era un po' più presente, quindi anche BTC è nato con l'idea che, cazzo, il 2008 ha dimostrato questo, se le persone sono un po' più furbe, capiscono che è l'ora anche di adattarsi a un sistema potenzialmente di pagamento e di riserva di valore nuovo. Chiaramente poi abbiamo visto che le cose rientrano subito, nel 2008 adesso se chiedi a una persona a random cosa si ricordano di più, ti rispondono alla finale di Champions League piuttosto che la crisi del mercato immobiliare americano, e quindi magari anche rispetto alla visione originale c'è molta meno urgenza, molta meno pressione al cazzo evitare la distopia, no, della società che ti pressa, che ti censura, che crolla, quindi è giusto anche trovare altri, no, metodi di rendere BTC attraente. Esatto, però guardate, secondo me era un pensiero che già c'era tanti anni fa. Io mi ricordo che quando ho cominciato a conoscere Bitcoin, no? Appunto 2009-2010, da poco lì, ora non mi ricordo esattamente la data, però già subito si era introdotto un altro concetto, cioè più che un concetto dopo, successivamente, che era il Litecoin, no? E subito c'era... E per noi, no, che avevamo appreso il concetto, l'idea e lo scopo di Bitcoin, introdurre una coin, altcoin, in quel caso è stata la prima altcoin del settore, con Litecoin, dice, ma perché? Cioè, ti facevi questa domanda, dicevi, ma scusami, ma stiamo andando in una direzione di creare una moneta alternativa al sistema bancario, eccetera, perché c'è bisogno di un'altra? Una moneta alternativa a quella alternativa. È come te che ti compravi le Nike, arrivava l'altro bambino con le Mike. Da Gucci a Grucci è un attimo. Lo guardi e dici, sì, però... Aspetta. Grucci quello di cattivissimo me, per i più acculturati. No, però vabbè, da subito, per far capire questo concetto, si parlava no, vabbè, ma devi capire che Bitcoin è oro, è come l'oro, e Litecoin è come argento. Sì. Capito? Già da allora, da subito, e per quello che tante volte vi parlo anche con persone che sono puristi su Bitcoin e vanno avanti su una loro idea, che non è proprio così, perché già da allora, stiamo parlando del 2010-2011, non mi ricordo, c'era già un concetto di Bitcoin viene utilizzato come una riserva monetaria, Litecoin invece sarà quello che invece potrà essere utilizzato come veramente motivo di scambio, e Litecoin secondo me è ancora validissimo per fare le transazioni rapide. Sì, sì, sì. Cioè, è poco costose, no? Sono stato sempre un grande amante di Litecoin. Però, per farvi capire che comunque fin da subito c'era stato questo concetto, anche 10 anni fa, di conseguenza non ci si deve meravigliare che comunque Bitcoin è un po' più lento nell'evoluzione tecnologica, perché è un'istituzione, di conseguenza è più lento. Ma ci sarà sempre un Litecoin che avrà la rivoluzione tecnologica. Assolutamente. C'è lo smeraldo, c'è l'ottone, c'è lo smeraldo. No, assolutamente, sono molto molto d'accordo. E poi comunque, cioè, ridendo e scherzando, Bitcoin ha i suoi centinaia di miliardi di capitalizzazione di mercato, per cui, cioè, senso, la sua ragione è data anche da quello. Pensando, Litecoin c'è ancora. Anche. Litecoin è Vasco Rossi. È ancora qua. Lui è ancora qua, è già, tra parentesi. È già.
Allora, ragazzi miei, direi che noi vi ringraziamo per aver preso parte a questa puntata numero 34 di 2140 Podcast. 34. Sì. Ci vediamo sicuramente il 24 e 25 novembre su al Crypto Expo Milan, per cui direi che siamo veramente carichissimi per intanto il keynote iniziale, le pizze, le 70 pizze offerte acquistati e il bar e continua a tirare testate a sto benedetto microfono. C'è la testa grossa. Troppo cervello. Fra. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ragazzi. Ci vediamo presto. Ci vediamo a Milano. Grazie, ragazzi. Ciao. Ci vediamo a Milano. Ciao, ragazzi. Eccoci. Bene. Benissimo. It's been a good one. Yes. It's been a good one. Bellissima, bellissima live. Direi, appunto, di fare quello che avevamo annunciato un secondo. Fa vedere il sito bellissimo. Facciamo vedere quel sito fenomenale. Finalmente non vedo una roba bruttissima, finalmente c'è una roba che si capisce. Beh, dai, mi sembra al minimo. Eccoci qua. Opla. Quindi dicevamo appunto 24-25 novembre. Guarda che bello. Guarda la gente. Tutti i colori, la gente che si diverte, le cose, cioè. Qua, se appunto avete voglia di andare a controllare tutti i vari social, cioè avete tutti i vari riferimenti, potete diventare sponsor se appunto volete diventare sponsor. Se siete in grado, merde! Ce la farete meno. Potete acquistare i vostri fantastici biglietti, vi ricordiamo che col codice sconto 2140POD avete diritto al 10% di sconto sul vostro acquisto. Che dice poi... Uedro? Sai che dice Uedro? C'è un frame con Luca Boiardi che balla con un drink in mano, posso dire tipico Luca Boiardi momento. Luca Boiardi momento. Tipico Cripto, Negroni Cripto, momento. Cripto cancello via momento. È bella questa. Sì. Sei, poi sei sopra dice bella. Domenica uguale scillata, sì scillo, adesso Date scegliamo una cosa. C'è anche qualche nostro amico qua, ci abbiamo il buon Davide Fai. Sì. Fantastico. Che è così anche nella vita reale. Sì. Questa infatti, è lui, è una foto. Infatti una foto. È super kawaii il buon Davide. Mica che termini. Ma lo sai che sono quante un otaku. Briciole di patatine c'hai nell'ombelico, all'interno dell'ombelico. Bel. Vabbè, senti, devo fare le transizioni. Comunque, bene. C'è anche Adam Sandler. Non lo far vedere, che sennò magari si incazza qualcuno. C'è qualcuno che assomiglia molto a Adam Sandler. Che è un complimento, perché sì, Adam Sandler sono 30 anni che è famoso, non vorrei pure vedere. Un bel uomo. C'ha il drip. Tra l'altro c'ha il drip. Allora. Io direi di guardare ancora un paio di news prima che ci siamo... salutiamo tutti. Per prima questa che sera. Ci scagassimo Mamma addosso. Mia. È uomo, ti giuro, tra raffreddore, tra appunto naso chiuso. Io non vedo l'ora di quelle 100 pizze. Me 70, le devasto. 70. Quella è la tasa, adesso chiediamo il pizzo. No, ma io ti giuro, cioè, prima di cominciare questa live ho avuto 10 minuti dove non smettevo di starnutire, cioè, è stato un inferno, ero lì che ti dicevo... Almeno te hai starnutito dal naso, io da qualche altra parte ho starnutito. Cos'è che dice? Inizia Sembra più Fabio Volo che Adam Sandler. Ah, ma l'ha visto. Non lo so, Uedro a quanto pare c'ha i poteri strani. Easy, Uedro. Allora, volevo far vedere un attimo questa news qua, un attimo che sistemo l'inquadratura. Sta per scillare, raga. Ma che caso dici? Sta scillando. Solana. Sta scillando Solana. Vabbè, ormai. Occhio, non comprate troppo, che sennò manipoliamo il mercato. No. Noi e i nostri 100.000 follower. Mi raccomando, raga. Allora, Solana si becca un bel più 26% in una settimana, infatti abbiamo visto che sta per... Tutto bene! Sto lavando i denti. Perfetto. No, diciamo che sta performando piuttosto bene Solana. Guarda che belindirelli parabolico. Guarda te, un bel double top e tac. E via, si ritorna a 15. Top. No, sta performando veramente, veramente bene. Noi possiamo dire di essere molto contenti in quanto parte integrante della community Solana. Forse i due più importanti. No, io sono Stroll. Io sono lui. Aspetta che Uedro intanto ci blessa sempre con le sue emotes bellissime. Chiama Uedro a Bitcoin. 4 novembre, short a Solana. Aspetta, cos'è? 4 novembre c'è il... FTX. No, che FTX. E che cazzo ne so? E il coso? Non c'è già stato. Non mi viene il nome. L'evento. Mutande. Il Breakpoint. Oh, là. Ah, Breaking Bad. Sì. Jesse, we need to short Solana. Jesse. È la fine del Breakpoint. Sì, infatti sarà tipo un sell the news importantissimo. Mr. White, it's the break. No, Solana, appunto, come abbiamo visto prima, sta performando veramente, veramente bene. Yeah. Sicuramente si sta dimostrando in grossa salute, nonostante salute. Qui
piccoli problemi che ha passato. Siamo con ancora in tempo, siamo ancora qua. Infatti, appunto, è stato uno dei best performing asset di questo anno con oltre un 170% di gain. Mi chiama Solana. Attenzione. Però, messere, se sei pronto, se sei carico, direi di chiudere questa live facendo andare via le persone. Facendo andare via tutti. Facendo andare via tutti. No, portando in realtà un po' di contenuto interessante, no? Ma. E quindi andrei a guardare un attimo la situazione, appunto, politica, geopolitica attuale. In realtà... Sì. Sì, sei carico, sei carichissimo. No. Sì. Allora, intanto abbiamo una situazione nel quale le banche centrali rispondono alle pressioni... Come ti sei caricato? Siamo alla fine live, adesso pressioni faccio... inflazionistiche... Aspetta, ti seguo. Facciamo l'angolo del chilling. Le banche. Ah, siamo qua col... Le banche hanno detto tipo io. Col bin chilling. Chiama Tony. Vienimi a prendere. Scusco. Comunque, appunto, rispondere alle pressioni inflazionarie. Cioè, perché sei ligure, fra. Ah, okay. Alle pressioni inflazione. Inflazionarie con, appunto, gli hike di interest rate. Ah, comunque la Zoja è giovedì, per chiunque non lo sapesse. E quindi, appunto, in una situazione nel quale c'è incertezza, c'è inflazione, vengono alzati i tassi di interesse per cercare di contrastare la situazione. Te l'ho detto che non ce la faccio. Suatua. Quindi abbiamo il risorgimento dello US dollar e appunto vediamo come questo effettivamente va a impattare anche il mondo del buon Bitcoin, delle cripto, perché come sappiamo... Ok, non è successo assolutamente nulla. No, solo partorito. Come sappiamo, appunto, in questo momento... Mi sento molto speaker, è bellissima sì. Sta roba. In questo momento... i rendimenti nella finanza tradizionale sono molto alti. Questo ha avuto come risultato quindi lo svuotamento delle casse delle criptovalute. Dai, svuotamento delle casse delle criptovalute. E quindi, appunto, i capitali sono usciti e sono andati a trovare un attimo safe haven da un'altra parte. Che in questo haven. Caso è haven, ma sti cazzi. In questo caso è la TradFi e quindi ci troviamo in una situazione nel quale il crypto market. Sta un po' bleedando, ok? Sta bleedando. Ma cosa potrebbe succedere di ulteriore fatto negativo che contribuirebbe, ovviamente, appunto, in maniera negativa a dare ancora un fantastico bastone tra le ruote ai mercati tradizionali e ai criptomercati? Criptomercati? Aspetta. Ragazzi, guardate un po' cosa faccio. Vi parlo così, uno a uno. Ok, allora, raccontaci. Allora, beh, in verità ci sono un bel po' di fattori che potrebbero dare un bel po' di fastidio al mercato delle cripto, ma anche in generale al mercato tradizionale. Primo tra essi, quello del conflitto, in linea generale. No. Perché... No, spoiler, c'è la guerra. No, cosa? Ma come? Però... Allora, come sappiamo, in periodi di guerra i cicli economici vanno nella direzione della guerra. In periodi di guerra ogni buco. San trabuco. prego. Mi piace questo contenuto, raga, stiamo provando cose nuove. Sesso. Allora, dicevamo, perché bisogna stare attenti? Perché in fase di conflitto, sostanzialmente tra nazioni, ma anche tra coalizioni di nazioni, che è la cosa più grave, perché finché un conflitto rimane localizzato all'interno di un singolo stato, all'interno di una singola località, è un qualcosa che si può affrontare anche sui mercati con più agevolezza. Chiaramente è un po' di cattivo gusto parlare di mercati nello stesso, diciamo, contesto della guerra, però ci terrei a ricordare in questa chiusura di live, cose che vengono che mercato e guerra sono certo sinonimo, modo. Nel senso che se voi pensate che chi fa la guerra la fa davvero per combattere il terrore, allora c'è qualcosa che dovete rivalutare, perché bisogna ricordare anche come funziona la guerra, perché il flusso economico va nella sua direzione in quanto le spese ingenti sono davvero alte. Per esempio, l'ultima cosa che ha fatto... il grande Joe Biden, che io stimo tantissimo, il mio eroe Giacobbe, ha fatto un bel pacchetto di stimoli, ha richiesto un bel pacchetto di stimoli di soldi che non ha, ovvero 100 miliardi, 105 miliardi di dollari per Israele, chiaramente, perché 100 pizze offerte da questa non poteva essere altrimenti, Israele, Ucraina e potenzialmente un aiuto anche
a nazioni come l'Italia che devono avere un po' più di standard economico. Non è una cosa nuova questa, l'America lo fa dai tempi del post seconda guerra mondiale, però diciamo che questo porta tutte le nazioni che poi muovono i mercati con la loro legislazione e con le loro istituzioni, che sono chiaramente molto vicine alle nazioni in sé, ai governi in sé, a dover poi stringere la cinghia sulle cose un po' più rischiose e a dover riequilibrare questi pacchetti giganteschi di spese che sinceramente non hanno un minimo di senso. Se una nazione, anche se una nazione dovesse avere una politica interventista come ce l'ha l'America in questi ultimi 60 anni, porta queste nazioni a sostanzialmente dover trovare soldi che non esistono. Questo vuol dire tenere il giro contabile all'interno dell'economia tradizionale, quindi all'interno di canali che sono ben tracciati. Le cripto non rientrano tra essi, per forza. E le stablecoin, l'unico nesso che hanno a ciò è la loro collateralizzazione, che però potrebbe non essere abbastanza. E però, per esempio, un USDT che detiene ormai oltre 70 miliardi di titoli di Stato americani. Non so se l'hai visto, è uscita una news che faranno le reserves real time. Sì, entro il 2024, per cui a brevissimo. A partire dal 2024 sarà possibile vederle. Quindi si andrà a togliere un velo di ombra enorme. Ma tra l'altro è un velo che... Adesso vedi le real-time reserves, sono tipo 10,50 euro. Real-time reserves, raga, abbiamo questa carta rarissima dei Pokémon. C'ho questo Charizard, però grade altissimo, raga, non vi preoccupate. Aspettate, si è rotta la plastica, ok, abbiamo perso tutte le reserves. No, ce l'ha rubate Logan Paul. Allora, USDT è interessante perché... loro non hanno ancora risposto all'accusa che dal 2016 al 2018 non fossero backed completamente. Non hanno mai commentato. Ma sono tempi passati. Che però te ne frega. Ma quello è interessante perché comunque potrebbero essere. No, sto scherzando. No, ma è vero. Perché potrebbero essere il primo progetto a livello pratico, forse oltre a Binance, però Binance non è ancora mai stato confermato questo velo di loscaggine che lo circonda. Primo progetto USDT a superare effettive lacune che hanno portato al crollo di altri progetti multimiliardari. Semplicemente non ammettendo quello che hanno fatto, non dichiarando bancarotta, non arrendendosi e semplicemente tramite però la loro bella crescita. Strategia. No, ma è perché loro sono cresciuti così tanto, sono diventati così centrali nel mercato cripto che pur non essendo fully backed sono riusciti a sopportare giorni di quasi semi collasso del mercato perché erano così presenti. E per esempio gli investitori che abbienti che uscivano dal mercato di BTC rimanevano poi in USDT. Quindi non hanno mai dovuto fare i conti con le loro lacune. Adesso chiaramente stanno cercando di sistemare la loro reputazione. A loro non frega un cazzo, secondo me, di adesso. Cioè, se non l'hai fatto prima, non lo fai adesso che vali 85 miliardi di dollari. No, però quindi... intanto comunque appunto anche questa questione delle riserve pubbliche giustamente vanno proprio a appunto togliere tutto quel velo che diceva ok... ma se crolla domani... USDT potrebbe essere al sicuro, Binance... speriamo. No, vabbè, anche speriamo. Lì. Cioè. Ma anche Binance ha fatto quando fa le sue reserve, è sempre backed 105-106% per gli asset. Il vero problema poi è... liabilities. E più che altro, se mai per qualche motivo CZ dovesse farsi pinzare in vacanza a Los Angeles, allora potrebbe finire come le ultime scene di Wolf of Wall Street, che viene pinzato al ristorante con l'avvocato svizzero, anche lui tonno che si va a beccare a Miami con le prostitute, pazzo. Le professioniste. Sì, prostitute. Sì, sì. No, ma ce li vedo, ce lo vedo. CZ. CZ non sulla faccio barca di Centrabuco. Sulla barca di Centrabuco. Yo, let's go! Yo! Yo. Si è mutato il microfono. Bravo, è incredibile, ogni tanto quest'audio va via. Ok, basta, sta diventando troppo rischiosa sta roba. Direi che la puntata numero 34 di 2140 podcast si chiude qua. Ci ritroviamo questo mercoledì con ovviamente altri ospiti, perché adesso siamo pienissimi. Io sfortunatamente non ci sarò prossima domenica, per cui la puntata di domenica 29 salta, ragazzi miei. Ma ci vediamo ovviamente il mercoledì, quello dopo, con Sam Trabucco. Se non sbaglio Influx Meta. Sì, mi sa di sì. Aspetta. Sì. Posso chiudere con una perla? Ma droppami questo Influx Meta, vai. Aspetta. Mi sa che mi cagherò addosso in diretta, ma... se succede una clip della Madonna. Tanto sono tre persone. Si è sentita? Si è sentita. Top! Questo è il livello, raga.